Luca, com'è andata la stagione? Allora, la stagione, dai, tutto sommato, no, non è andata male. C'è stato più o meno, siamo ai numeri dell'anno scorso, qualcosina di meno, però almeno rispetto a quello che leggevo così anche sui giornali dei cali 20-30%, almeno per quello che ci riguarda non è stato così. Quindi tutto sommato non ci lamentiamo. Ecco. Clienti italiani o stranieri? Soprattutto italiani, stranieri, Germania, Svizzera, meno del 10% diciamo. Si è parlato di un calo di turismo comunque, secondo lei da che cosa dipende? Beh, sicuramente c'è una minore capacità di spesa delle famiglie, quindi quello ha influito sicuramente. Poi magari adesso che non c'è più restrizioni anche per i viaggi all'estero, magari la gente è, non come le ultime volte che è rimasta in Italia, magari è anche andata all'estero. Nonostante il tempo che non è stato dei migliori, bisogna dirlo, però comunque abbiamo avuto una buona estate. Tutto sommato il volume di persone è stato quello che ci aspettavamo. Abbiamo lavorato bene, è stata una bella clientela, quindi va bene così, anche se il tempo ci ha un pochino penalizzato, però non ci lamentiamo. Abbiamo avuto una delegazione di polacchi, che sono dipendenti di una ditta qua della zona, e il loro titolare li ha invitati a venire a Fano, diciamo, e sono arrivate diverse delegazioni di questi clienti polacchi e la solita famiglia di americani che viene tutti gli anni. Bilancio stagionale 2023. Allora, bisogna dire che non è andata molto bene, perché abbiamo avuto, come in tutta Italia, io penso, un calo del 20%, anche 25%. Alcuni mi hanno detto anche il 40% di calo. Io ho fatto dei sondaggi, sia in Sicilia che in Sardegna, dove ho dei colleghi, mi hanno detto che è veramente un problema grande. Questo calo è stato naturalmente interpretato da noi sul fatto dell'aumento di questi tassi di interesse sui prestiti, il ceto medio non ce la fa più e ha ristretto molto le vacanze, perché in questo momento si parla molto di vacanza ma molto ristretta, venerdì, sabato, domenica oppure massimo 4 giorni, non è più il tempo della settimana o 15 giorni. Io spero che cambi qualcosa, perché noi puntiamo sul futuro del turismo. È vero che ci sono degli eventi importanti sulla città di Fano che stanno portando tanta gente, e per noi questo vuol dire prima di tutto promozione, perché la gente viene, vede una città vivibile, una città tranquilla. Poi vediamo anche che ci danno ossigeno per questi periodi abbastanza particolari. L'importanza dei parcheggi per gli alberghi fanesi, soprattutto in Sassonia. Sono anni che noi combattiamo con questo problema. Il Comune di Fano deve credere a darci possibilità di far arrivare la gente a parcheggiare, perché questo turismo che abbiamo noi, che il 99% viaggia su gomma, visto che i treni a Fano se ne fermano pochissimi, per dire nessuno di importanza nazionale, e per noi il parcheggio è veramente un qualcosa, è il fiore all'occhiello di ogni attività.